Oggi è giornata dell'insediamento della commissione toponomastica. Sì, oggi ci siamo riuniti tutti quanti per dar vita e tracciare le linee programmatiche del lavoro di questa commissione che, come i cittadini ben sapranno, è costituita dal sindaco, ovviamente quale primo cittadino, dal presidente della fondazione Giordano Bruno, dal presidente della fondazione dei Gigli e da me, Antonio Grilletto, ufficiale dirigente dell'esercito italiano, con gli altri due colleghi laici, il dottor Maurizio Greco e la professoressa Maria Carolina Campone. E poi ci sono delle consigliere che sono tutte del gentil sesso: Olimpia Limmatola, Santa Napolitano e Veria Spampanato. Tutte... Santa Napolitana è dell'opposizione, sì. Santa Napolitano sì, è dell'opposizione, però ritengo, caro Raffaele, qua quando opera la commissione ci sono degli argomenti, come ho detto in altre occasioni, che sono di assoluta trasversalità. Parlare di toponomastica a Nola trova sempre unita maggioranza e opposizione, e ci siamo accorti che molti cittadini che si sono distinti nel mondo delle arti, delle scienze, della musica, dello sport e anche delle forze armate, perché con medaglia al valor militare, non hanno avuto la giusta riconoscenza, come anche due persone, due porporati, e mi riferisco a Bruno Schettino e a Umberto Tramma. Bruno Schettino è attuale, cioè, domani ricorre il suo anniversario, undicesimo anniversario. So che sarà commemorato al Carmine. È il primo lavoro che abbiamo posto all'ordine del giorno di oggi, e questa è un'anteprima. Gli vogliamo dedicare, anche su input di alcuni di 1209 cittadini che ce l'hanno chiesto per iscritto, gli cominciamo a intitolare lo slargo davanti alla chiesa del Carmine, che fu la sua fucina di giovani, l'ex mercato ortofrutticolo. Cominceremo a intitolarlo a lui, salvo restando di trovare una strada degna e di fargli anche una statua. Anche la via dei sindaci, un sindaco che è stato due volte onorevole, Ambrosino. Prendiamo tutti, anzi approfitto di questo video per rivolgermi a tutti i cittadini nolani di farci pervenire delle proposte. I miei numeri li conoscete, anche tramite il Cazzi Blog, che è sempre Raffaele Napolitano, che è sempre propositivo e al quale colgo ancora una volta l'occasione per ringraziarlo per avermi dato non una ma due mani nell'ottantesimo, per celebrare l'ottantesimo dell'eccidio di Nola. Potete rivolgervi liberamente per delle proposte e, perché no, accompagnatele con 10 righe che aiutano a noi nelle relazioni prima di formulare i pareri al prefetto.